Benvenuti a tutti. Oggi è mercoledì, 6 luglio 2022. Di seguito l'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Pesci. Giornata vincente, a parte la luna. A parte la luna opposta ma non malevola, il segno della Vergine che la ospita tappa alcune vostre mancanze e smussa i vostri eccessi, questo mercoledì si prospetta fantastico, liberatorio nei confronti di energie planetarie conflittuali. La prima quella di Marte, che dalla seconda casa, in combutta con Giove, mi ha fatto spendere un botto, Giove rimane, provvido di guadagni, mentre il pianeta rosso scivola in Toro, raggiungendo Urano disinvolto ed esplosivo sul fronte dei viaggi, dei contatti, degli affari. Probabilmente non sarete uno zuccherino e la vostra dialettica avrà ben poco di dolce, in compenso concluderete velocemente ogni trattativa e supererete un esame tostissimo con un'incredibile faccia tosta. Quanto ai viaggi, prendete una delle vostre decisioni più forti, il viaggio più costoso e ora tra guerra e pandemia anche rischioso, diventa la mela d'oro premio alla quale non sapete resistere. Detto fatto, lo acquistate a costo profumatissimo per un'estate da sballo, forti del fatto che in barba a Venere, comunque imbronciata in quadratura, Mercurio che l'accompagnava oggi fa un salto di qualità, raggiungendo il Sole cancerino, imprevedibile e romantico quanto voi. Per l'amore non è un buon periodo, molti errori compromettono il futuro. Coppie in crisi e rapporti frammentati, possibili anche separazioni, divorzi, allontanamenti, rotture clamorose. Difficoltà per i single che incontreranno molti ostacoli sulla loro strada. Ogni giorno è un buon giorno se affrontato in maniera adeguata e con nuova forza. Oggi abbiate il coraggio di saper dire anche no e confidate in un Giove che sarà dalla parte vostra per una buona parte della giornata. Se vi sentite come se piovesse sul vostro cuore, affidatevi al buon ombrello della ragione. Cercate oggi di non vincere la tristezza con rimpianti e con la nostalgia, mai come oggi la ragione deve prevalere sul cuore. Cercate di distrarvi in serata. Una persona che nemmeno immaginate vi ammira da lontano e vi segue, potreste pensare anche di incentivarlo per farlo venire fuori allo scoperto. Ti sentirai più sicuro di te. Evita di alzare oggetti molto pesanti. Ottima intesa con i familiari. Accetta gli altri per quello che sono. Alcune contraddizioni che potreste avere oggi feriranno chi vi sta vicino e vi ama, serve maggiore sincerità e maggiore trasparenza. Spese insolite e impreviste. Dedicati alla cura del tuo corpo. Incontri nuovi e vivaci. Lasciate fuori dal vostro cuore i problemi familiari, ci sono incomprensioni con i vostri cari e parenti, ma se non saprete sapientemente dosare parole e gesti potreste riceverne un danno. Buone occasioni per negoziare un trattamento migliore a lavoro, fate il possibile per conquistare la fiducia dei vostri capi e avanzate nuove forme e ipotesi di collaborazione. Oggi i nati di lunedì avranno particolari soddisfazioni in amore, mentre i nati di sabato potranno contare su piccole soddisfazioni sul lavoro. Cambierete idea su una questione importante grazie ai consigli di una persona di cui vi fidate e che stimate molto. Ci sono grandi notizie in arrivo oggi, ma l'unico modo in cui potrete festeggiarlo è insieme a qualcun altro che condivide con voi questo momento. Non vi preoccupate, non ci sarà gelosia nelle espressioni di gioia di coloro che vi sono intorno. Provate a divertirvi. Lavorare in gruppo con un nuovo socio o con un amico renderà alcune piacevoli ricompense, per cui non siate timidi oggi nel lanciare un nuovo progetto per il gruppo. Oggi nella vostra mente, si rincorreranno rapidi i pensieri e potrete finalmente arrivare ad un punto. Vi lasciate saltare da questa giornata che contiene tutti gli ingredienti per diventare avvincente e indimenticabile. Il Sole e Urano formano un aspetto favoloso tra di loro in segni molto congeniali, il Cancro e il Toro, finalmente siete liberi e leggeri come il vento per ogni tipo di impresa vogliate compiere. Non vi mancheranno né la sfida, né l'imprevisto, con un pizzico di avventura. Le situazioni non si dimostreranno come appaiono e proprio voi sarete quelli che riuscirete a intuire la loro vera essenza, spesso svelandole. Spostamenti proficui per il vostro segno, già coccolato da Nettuno intuitivo e dai sestili di Plutone e di Urano,
ai quali oggi stesso si unisce Marte battagliero e polemico sì, ma veloce nei viaggi e realizzativo in affari, mentre Giove, lo spendaccione dalle mani boccate, rimane a far danno nella vostra seconda casa dove, se molto si guadagna, ancor più si spende. Contro di voi la Luna freddina e sospettosa in Vergine all'opposizione, per di più in quadratura Venere, attaccata alla famiglia ma poco espansiva nell'intimità. Soprattutto oggi, che la parola di Mercurio cambia tono e registro, a causa del trasloco del piccolo dio pianeta che dai gemelli raggiunge il Sole cancerino. Amore ed Eros. Come siete diversi dal partner, voi così fantasiosi, svaporati, inafferrabili, lui o lei concreto, costante e abitudinario. Eppure è proprio questa differenza a tenervi insieme, vi completate a vicenda, con discussioni spassose che non portano a nulla se non a far ridere i vicini che vi ascoltano attraverso la parete. Cari pesci, in amore temete di essere derisi. Potreste essere parecchio presi da una persona. Ma al tempo stesso non capite bene i suoi atteggiamenti. Temete quindi incomprensioni o di essere derisi. Per quanto riguarda il lavoro, avete bisogno di maggiore sicurezza, forse non vi sentite così centrali e importanti. Non temete, sono in arrivo delle importanti novità. Non è il momento migliore per fare i Latin Lovers. Andreste incontro a molte porte sbattute in faccia, perché sbagliate approccio. Ciò che vi farebbe bene sarebbe una riflessione su cosa realmente volete. Vi fate accarezzare dal comfort degli affetti familiari, che condividerete insieme alla vostra dolce metà quest'oggi. Nella corsa verso il successo, nel proiettarvi in tanti progetti di conquista, concedevi pure ora una tregua. Che vi ricarica di benessere nel nido della quiete domestica. Lavoro e denaro? Il clou della giornata, soprattutto il mattino quando arrivate in azienda freschi e carichi di energia vitale, smaniosi di cambiare il mondo e migliorare le vostre relazioni con gli altri. Ottime anche le trattative grazie anche a una mossa a sorpresa, agli esami universitari non avrete suggerimenti ma ve la caverete ugualmente alla grande. Potreste ritrovarvi a incontrare delle persone che non stimate particolarmente, ma che potrebbero comunque avere qualcosa di interessante da proporvi, un progetto da realizzare, che vi potrebbe intrigare. In ufficio sono Urano, Nettuno e Plutone a donarvi l'intelligenza e l'attenzione con cui riuscirete poi a stupire anche chi vi sta accanto. Colleghi, capi, collaboratori e tutti quelli che avranno a che fare con voi. Nella vostra attività vi guadagnerete la stima e la fiducia generale, riuscendo a garantirvi spazi in cui poter esercitare la vostra autorevolezza. Questa ipotesi sarà più valida e verificabile se festeggiate il vostro compleanno dal 5 al 9 di marzo. Benessere, salute nel mirino, se ne parla molto, anche se dopo un po' quest'elenco di malanni e sintomi comincia a darvi sui nervi. Benessere è una buona parola ma se fa rima con amore ancora meglio. Scambiare energia con gli altri e respirarla attraverso un ambiente sano, oggi purtroppo quasi un miraggio, è già una garanzia di equilibrio anche per chi esagerando ogni giorno si trova a navigare in cattive acque. Colore da indossare azzurro mare, profumo consigliato glicine o lilla. Se interrompi la routine durante l'allenamento, tendi a sentire effetti negativi abbastanza intensamente. Puoi, però, usare questa sensibilità in modo costruttivo. Per lei, voi e i vostri figli giocate così bene insieme da sembrare un gruppo di amici e a vedervi così giovanili chi vi osserva vi prende al massimo per la sorella maggiore o la babysitter. Per lui, voglia di un'auto o di una moto nuova, magari elettrica. Precorrere i tempi è sempre buona cosa, costa ma conviene. Colore delle emozioni, rosso corallo. Barometro dell'umore, variabile con schiarite. Pagellina del giorno. Sentimenti, 7, attività, 9, finanze, 10, benessere, 7. Grazie per aver guardato l'ideo. Spero di vederti presto.